meno male, ne vedo un altro. Vedo chiaro. Allora, sì, dicevo del mondo del passato remoto, che cosa accomuna i versetti a sinistra di San Paolo, nel testo più antico del Nuovo Testamento, la prima lettera ai Corinzi? Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse. E il post che ho ripreso a destra, pescato su internet, a mia figlia per i suoi 18 anni, sembra ieri il giorno in cui nacesti. Che cosa accomuna questi due testi è l'uso del passato remoto. In ambedue i casi il passato che conta viene raccontato al passato remoto. Si può, certo, di sicuro, raccontare una storia senza fare uso del passato remoto, ma il passato remoto ha un'affinità profonda con la storia raccontata. Sì, alcuni vorrebbero fare a meno del passato remoto con le sue forme un po' speciali, ma ha una forma profondamente iscritta nella nostra mente, che la dice lunga sul nostro essere. L'uomo, ha detto il filosofo Mackintosh, è homo narrans, è quello che narra, quello che racconta delle storie. E la scrittrice Nancy Houston aggiunge in modo più femminile: la nostra specie è la specie fabulatrice. La cito, è la sola a lavorare a malia delle storie per sopravvivere. Allora si usa il passato remoto per raccontare delle fiction, come si dice in italiano. Ho ripreso a destra l'incipit del deserto dei Tartari, nominato ufficiale Giovanni Drogo, partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la fortezza Bastiani, ma anche per raccontare la storia nelle opere di storiografia. E ho ripreso sotto l'incipit di un bel libro, Le querce di Montesole, che è un'opera di storia, di storiografia, e ci imbattiamo pure qui in un verbo al passato remoto. Ai primi di maggio del 1898, sulla scrivania del cardinale Domenico Ciampa, arcivescovo di Bologna, giunse una petizione firmata, eccetera. In ambedue i casi, il passato remoto è il tempo grammaticale che apre una finestra su un altrove, su altri tempi. E i bambini, che spesso fanno degli sbagli, degli errori con il passato remoto, come me, che sono straniero, i bambini sono i primi esperti nel passato remoto, fin dalle filastrocche della prima età. Avete capito che sono un fervente avvocato del passato remoto. E ho addirittura scritto una poesia sul tema che vorrei leggere, salutando il suo traduttore in italiano, il padre Eugenio Costa, che è mancato di recente, vittima del Covid. Passato remoto. Cambia davvero tutto quando le nostre frasi, dedicate alle transazioni del giorno e ai desideri del domani,
cedono la parola al passato remoto. Dopo questi avvenimenti, Dio mise Abramo alla prova. Leggero trasalimento, il cuore ci mette in guardia, le teste si drizzano, siamo tutto orecchi. Ci coglie la sottile felicità di essere ancora disponibili, sempre in balia della cosa narrata. Habitus segreto che ha radici d'infanzia. Il racconto ha ben potuto iniziare all'imperfetto, con un'entrata in materia, con quanto si faceva ogni giorno, sopraggiunge una semplice forma con le sue vocali al passato remoto ed ecco, si staglia una scena, con altre scene sullo sfondo, un giorno di ieri o di avantieri si pone di fronte a noi, l'erudizione non vi può nulla, il cuore ha una stretta, la mattina di quel giorno Abramo si alzò e partì verso dove Dio gli aveva detto. Nella tabella ho messo in confronto, fra altri testi, l'incipit del libro dell'Esodo. Questi sono i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto. Essi vi giunsero insieme a Giacobbe, ognuno con la sua famiglia. E poi a destra quel post di cui ho già parlato, del padre dedicato alla figlia. Sembra ieri il giorno in cui nacesti. Quindi la voce del narratore biblico è la voce del padre. E meditiamo un momento su questo confronto, questa analogia. La mia scommessa e che potremo riscoprire la forza della narrativa biblica se allo stesso tempo riscopriamo la forza del raccontare in famiglia e in altri circoli, certamente, ma primordialmente in famiglia. Mi piace citare a questo proposito un bellissimo romanzo, Gilead, scritto da Marilynne Robinson, che illustra in modo avvincente la centralità del narrare in famiglia. Il protagonista, l'anziano pastore John Ames, si rivolge al figlio della vecchiaia, molto giovane, e gli dice: mi sono allontanato un po' dal mio argomento, ovvero la tua ascendenza, e mi rimane ancora parecchio da raccontarti. Se non sbaglio, ti ho già detto che mio nonno, tuo bisnonno, faceva parte dell'esercito dell'Unione, e segue un racconto al passato remoto. Se imitiamo John Ames, raccontando con un po' d'arte la storia della famiglia, ai figli, ai nipotini, capiremo meglio la posta in gioco nella Bibbia. Capiremo meglio che cosa pulsa nella narrazione biblica, perché in ambedue i casi si tratta della trasmissione della vita, dell'intreccio della vita trasmessa. E osserviamo a questo proposito quanto nella Bibbia le due voci, quella del narratore e quella del genitore, sono legate. E esiste un salmo che fa di questo nesso, che ne fa il suo tema. Si tratta del Salmo 78, leggiamo la sua apertura, centrata sul mandato, sul compito dei padri, quello di raccontare ai figli.
mandato, un compito che si estende certo alle madri e ai nonni, di cui riscopriamo sempre di più il carisma nel raccontare, un carisma molto caro a Papa Francesco, che ha appena istituito una giornata dei nonni. Leggo con voi l'apertura del Salmo. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli. Racconteremo alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto. Ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, ha comandato ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché le sappia la generazione futura, i figli che nasceranno. Anch'essi sorgeranno a raccontare ai loro figli. E ciò che segue nel Salmo è un ripercorso della storia del popolo. E quindi la storia affidata al narratore, alla voce del narratore biblico, fin da Genesi 1, all'inizio, quando Dio creò i cieli e la terra, eppure questa storia è pure affidata ai padri. È la storia cara ai padri, eppure quella del narratore. Formulano ambedue la stessa storia fondatrice. Scrive uno studioso israeliano, Meir Sternberg, lo cito: in quanto voce della memoria collettiva, la scrittura non parla soltanto dei padri o delle matriarche, ma anche dai padri, a partire dai padri, e non soltanto dei figli, dei patriarchi, ma anche ai figli, ai nostri figli. Allora, certo esistono altri canali di trasmissione del racconto della fede, la liturgia, il catechismo, i gruppi biblici, eccetera, tutti molto importanti. Ma forse abbiamo un po' dimenticato che tutti questi canali sono innestati su un vettore primordiale, vitale, che è quello della generazione e del generale. Abbiamo forse dimenticato la prima impostazione del narrare nella Bibbia, che è quella della risposta al figlio, la risposta alla domanda del figlio. In una dozzina di passaggi si legge, per esempio, quando tuo figlio ti chiederà, o quando i vostri figli vi chiederanno, perché questo comando? Che cosa significa questo rito? Voi direte loro, e si racconta la storia al passato remoto. L'ebraico ha un tempo verbale equivalente al passato remoto dell'italiano. Per esempio, il padre risponde: è il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto, quando colpì l'Egitto e salvò le nostre case. Le nostre case. Sentite quanto il figlio è integrato, inserito, coinvolto nella storia. Le nostre case. E mi impressiona in particolare il testo in Esodo 13, 14. Quando tuo figlio domani ti chiederà perché, tu gli risponderai, segue una storia passato remoto,
Con braccio potente il Signore ci fece uscire dall'Egitto, dalla condizione servile. Con braccio potente. E nella storia che racconta il padre, lungi dall'abusare della fiducia che il figlio gli concede, il padre non celebra la propria potenza in modo autoreferenziale. Lungi dall'annunciare se stesso, come per esempio Giacobbe, quando benedisce il figlio primogenito, Ruben, gli dice: Ruben, tu sei il mio primogenito, il mio vigore e la primizia della mia virilità. No, il padre che risponde al bambino nell'Esodo racconta la potenza di un altro, intervenuto a braccio, con braccio potente. E questa è la sorpresa biblica. Il padre si qualifica qualificando un altro, più potente di lui, e di una potenza unica nel suo genere. Ricordo quando bambino in Africa, sono cresciuto in Africa, mio padre era medico. Giulia, Giulia Maria. Presente. Quando pregavamo in famiglia, inginocchiati, la sorpresa sempre di vedere il papà grande, forte, pure lui inginocchiato. Quanto Dio doveva essere grande seppure il papà si inginocchiava. E non è una sorpresa. Papa Francesco non si stanca di ricordare questo asse generazionale della trasmissione della fede. Vi consiglio a tutti la lettura del suo intervento di un anno fa, il 24 gennaio scorso, dell'anno scorso, all'occasione della giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Un intervento intitolato La vita si fa storia, centrato sulla dimensione esistenziale e vitale del racconto nelle nostre vite e nella vita cristiana. Il sottotitolo rimanda a un versetto biblico, Esodo 10:2, perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. Il versetto va avanti: nella memoria di tuo figlio e del figlio di tuo figlio i segni che ho compiuti. Così saprete che io sono il Signore. E Papa Francesco così commenta: l'esperienza dell'Esodo ci insegna che la conoscenza di Dio si trasmette soprattutto raccontando, di generazione in generazione, come egli continua a farsi presente. Il Dio della vita si comunica raccontando la vita. Ma perché questa centralità del narrare nella fede di Israele e nella nostra fede? Mi piace la risposta del teologo tedesco Johann Baptist Metz, che vedete sulla slide accanto a Joseph Ratzinger. Metz nel 1973 ha scritto, ha firmato una breve apologia del narrare. E il testo è divenuto il manifesto della teologia narrativa. Metz comincia con un appello al filosofo Blaise Pascal, che nel suo famoso memoriale, scritto nel 1654, esclama: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei sapienti. E Johann Baptist Metz
spiega che pure lui si riferisce al Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, aggiunge il Dio narrato, piuttosto che al Dio della ragione puramente argomentativa, il Dio dei filosofi. Perché? Per Johann Baptist Metz il racconto ha una virtù incomparabile all'interno dei discorsi della fede, è quella di prendere sul serio la storia della sofferenza. Una teologia della salvezza che intende rispettare la storia della sofferenza non può essere semplicemente speculativa, argomentativa, scrive lui, è sostanzialmente commemorativa e narrativa. E il nucleo dell'Antico Testamento, infatti, è il racconto della Pasqua e dell'Esodo, cioè della liberazione, dall'uscita dall'Egitto, dalla casa di oppressione. Come il nucleo del Nuovo Testamento è il racconto della Pasqua del Signore, della sua passione e risurrezione. In ambedue i casi, il racconto è il tramite della memoria della sofferenza e della maniera in cui Dio accompagna la sofferenza e la attraversa. In ambedue i casi, se posso dire, il racconto è memoria passionis. Il racconto permette questo. Una teologia dogmatica o puramente speculativa, no. Un tale racconto della sofferenza accompagnata da Dio, attraversata da Dio, inoltre ha una potenza magnetica, integrativa, impressionante. Attorno al nucleo narrativo dell'Esodo si sono intrecciati tutti i racconti successivi della memoria di Israele. Il racconto della passione del Signore ha una forza magnetica simile, che accoglie in sé tutti i racconti di sofferenza, in particolare di sofferenza accompagnata, di sofferenza attraversata delle nostre vite. Faccio un passo di più. Entriamo nel santuario della narrativa. Nella teoria della letteratura non mancano i modelli che provano a individuare l'anima o la molla del racconto. Il più potente di questi modelli, ai miei occhi, è quello che è stato formulato da uno studioso israeliano dell'Università di Tel Aviv, di cui è stato detto che è l'Einstein della narrativa. Quando raccontiamo una storia, spiega Meir Sternberg, una vera storia, non una cronaca, non un mero rapporto, una vera storia che suscita, che desta interesse, sempre mettiamo in ballo, in campo, uno dei tre, di ciò che lui chiama i tre universali della narrativa, che sono la suspense, la curiosità e la sorpresa, che vi spiego subito. Queste tre dinamiche sono tre universali presenti in tutta la letteratura umana, mondiale, ma mostra ancora Sternberg, che è pure uno specialista della Bibbia, trovano nella Bibbia una espressione, una effettuazione singolare. Cominciamo con la suspense. Per aver letto dei romanzi o
visto dei film drammatici, sappiamo tutti che cosa è la suspense e sappiamo quanto può essere avvincente. C'è suspense quando sappiamo di una dinamica innescata nel mondo del racconto, diciamo un ordigno sta per esplodere, ma non sappiamo tutto dello svolgere il futuro delle cose. Dove esploderà? Quando? Grazie a chi? Che potrà forse disinnescare l'ordigno? O malgrado chi, eccetera? E di fronte all'ambiguità dell'avvenire, il lettore e lo spettatore, diviso fra paura e speranza, formula delle ipotesi, prospettive, che costituiscono degli scenari alternativi. Sarà lui, sarà lei, grazie a chi, grazie a lui, grazie a lei. Facciamo degli esempi biblici. Così in 1 Samuele 17, la storia di Davide e Golia. L'episodio si apre sulla sfida del gigante, giorno dopo giorno, durante 40 giorni, e sulla sua minaccia, versetto 4, dall'accampamento dei Filistei uscì uno sfidante chiamato Golia di Gat. Era alto 6 cubiti e un palmo e viene descritto come un carro armato. E il suo attu maggiore è la punta della sua lancia. Perché? Perché era di ferro. I Filistei erano già passati all'età del ferro, mentre gli ebrei erano ancora all'età del bronzo. I Filistei, come forse sapete, erano rappresentanti dei cosiddetti popoli del mare, sea people in inglese, che sono stati collegati ai vostri nuraghi in Sardegna. Quindi lui formula Golia, la sua sfida quotidiana, 2 volte al giorno, e aggiunge, versetto 10, «Oggi ho sfidato le schiere di Israele, datemi un uomo e combatteremo insieme». Saul e tutto Israele udirono le parole del Filisteo, rimasero sconvolti e ebbero grande paura. In altre parole, nessuno s'era sente di rispondere alla sfida del gigante. Non della suspense. Ci sarà qualcuno per rispondere alla sfida di Golia? Sarà forse questo giovane Davide che piomba sulla scena, guerriero del tutto inesperto, eppure cresce la suspense. Un altro caso, sempre per rimanere nella storia di Davide, in 1 Samuele 25, la suspense è messa in scena come un film di azione. Conoscete la storia? Davide è stato umiliato, disprezzato da Naval, un uomo rude e di brutte maniere, dice il narratore. Davide decide di farla finita con Naval per la sua insolenza e la sua ingratitudine. Ma la moglie di Naval, Abigail, viene a saperlo. Una donna, dice il narratore, assenata e di bel aspetto. Lei capisce che deve intervenire e impedire Davide di colpire Naval. E noi capiamo perché un Davide omicida si squalificherebbe nella sua missione regale come futuro re di Israele. La suspense quindi cresce. Potrà forse Abigail
Potrà Abigail fermare Davide in tempo? E la suspense cresce tanto più che il narratore prende quota, come se avesse un drone per filmare da sopra, e ci descrive i due protagonisti, Davide e Abigail, che vanno incontro l'uno all'altro senza vedersi, ciascuno su un fianco della montagna. L'uno, Davide fulminante nel suo proposito di uccidere, l'altra che si sbriga sull'asino con i doni destinati a placare Davide. Il lettore è diviso fra timore e speranza. La suspense può anche governare dei cicli interi nella Bibbia. È il caso del ciclo di Abramo. Potrà Abramo restarsi, entrare nel disegno divino della discendenza, mentre sua moglie Sarai è sterile? O nel caso di Davide, del ciclo di Davide, potrà Davide rispondere all'unzione regale che ha ricevuto mentre un altro unto, Saul, è ancora sul trono? Nel contesto biblico, la suspense non è soltanto una tecnica narrativa, ma pure una funzione antropologica e teologica. Diversi fattori giocano infatti a favore della suspense. Non c'è niente come la suspense e l'incertezza rispetto all'esito finale, non c'è niente come la suspense per rendere manifesta la libertà di scelta dei protagonisti. Questi protagonisti, Abramo, Davide e gli altri, non sono delle marionette nelle mani di Dio, e la loro libertà di scelta è irriducibile, è messa in rilievo tramite le scene di suspense. D'altra parte, altri fattori della narrativa biblica giocano contro la suspense. Mi spiego. Una narrazione biblica intessuta esclusivamente di suspense, cioè centrata sui rischi, sui fattori contingenti del mondo, potrebbe occultare la signoria di Dio sulla storia. Potrebbe far pensare a un Dio impotente, cioè a un lassismo divino o a un Dio indifferente alle vicende umane, incapace di guidare la storia. E quindi se il narratore deve accentuare la suspense per mettere in rilievo la libertà dei protagonisti, lo stesso narratore deve anche manifestare che la storia non sfugge di mano dalle mani di Dio, anzi che si tratta dell'esatto contrario. Il narratore quindi deve bilanciare queste scene di suspense con altre scene in cui si manifesta la sovranità di Dio sulla storia. Penso in particolare a questi interventi in cui Dio, nella sua onniscienza, anticipa il corso futuro della storia. Dio sa già. Per esempio, in Genesi 15, quando Dio precisa la sua promessa a Abramo, Dio, in un intervento nel sonno di Abramo. Abramo è stato messo in un torpore. Dio rivela che conosce il futuro del popolo. Sappi che i tuoi discendenti
saranno forestieri in una terra non loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Più avanti, quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri, sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui. Quindi, alla quarta generazione, i figli di Israele torneranno su questa terra. Ma avete osservato l'arte di Dio? Rivela che conosce la storia, ma non rivela tutto della storia. Fa questa rivelazione nel torpore di Abramo, che dovrà al risveglio ricordarsi della rivelazione. Dio da una parte rivela che conosce il futuro, ma non rivela tutto del futuro che conosce. Non precisa in quale terra saranno schiavi, che è l'Egitto, e lascia così dello spazio per la libertà, per l'esercizio della libertà degli uni e degli altri. E osserviamo inoltre che in questi casi in cui viene anticipato l'esito delle cose, si sa già l'esito della schiavitù in Egitto, del ritorno sulla terra, in questi casi la suspense sempre si sposta dal che cosa, sappiamo già il che cosa, al come. Sappiamo già il che cosa, saranno fatti schiavi, eccetera, non sappiamo ancora il come della realizzazione effettiva delle cose. Come dopo la morte di Giuseppe, a causa dell'orgoglio del faraone, saranno fatti schiavi, poi grazie alla mediazione di Mosè potranno uscire, eccetera. Quindi per il narratore la posta in gioco è di trovare l'equilibrio giusto fra la sovranità di Dio sulla storia e la stessa storia come luogo di suspense, nei rischi, nelle scelte degli uomini. E questo per il nostro interesse, il nostro piacere di lettore. Inoltre Dio manifesta la propria affinità con la suspense quando rivela il suo nome a Mosè nel roveto in Esodo 3:14. Sarò quello che sarò. La frase viene spesso tradotta sono chi sono, o addirittura, seguendo il greco, sono l'ente. Con queste traduzioni Dio diventa molto metafisico e molto greco. Infatti l'ebraico recita sarò Eheye asher Eheye, io sarò quello che sarò, sarò chi sarò. E non c'è niente più narrativo di questo nome, che funge da acceleratore, di catalizzatore di suspense. Sarò quello che sarò, Dio sarà chiunque ha voglia di essere. E nella sua apertura, questo nome elusivo protegge quindi, protegge la libertà di Dio nella storia e rende impossibile un uso magico, idolatrico del nome divino. È un nome che sottrae Dio a ogni forma di manipolazione. Un tale nome ci volge, ci orienta verso il futuro, verso ciò che Dio, nella sua libertà, vorrà manifestare di Lui. Catalizza quindi la suspense. Inoltre la formula del nome ha la forma di una promessa. Il nome potrebbe essere introdotto da
Tero, io te lo prometto, sarò quel che sarò. E come sapete, la promessa implica un'azione a favore di colui a cui si promette, a differenza della minaccia. Il nome quindi annuncia la benevolenza, a favore di la benevolenza di Dio nei suoi interventi futuri, nelle sue manifestazioni future. Ecco l'arte, la maniera del Dio biblico. Dio apre un futuro di assistenza assicurata e una promessa a favore del popolo, ma imprevedibile. Sarò per te, ma sarò quello che sarò. Questa assistenza, questa provvidenza avrà la forma, il contenuto, il quando, il come che Dio vorrà. Questo è il cuore della suspense, quando si tratta del Dio biblico, questa dialettica che tiene insieme provvidenza e imprevedibilità. Ecco, per la suspense passiamo al secondo degli universali, la curiosità. La suspense metteva il futuro in prospettiva, richiedeva da parte nostra delle ipotesi sul futuro, su ciò che sta per accadere. La curiosità invece verte sul passato, sveglia in noi delle domande su ciò che è già accaduto, su ciò che fa già parte dello sfondo, del background della storia. E l'esempio più chiaro è quello del giallo, del mystery novel, almeno nella sua forma classica. All'inizio di un giallo il crimine è già accaduto. Sappiamo che è accaduto, ma non sappiamo ancora da chi, quando, come, eccetera, è stato commesso. E per sperare trovare indizi in materia, non abbiamo scelta. Dobbiamo andare avanti nella lettura e quindi la dinamica della curiosità spinge il lettore ad andare avanti con la mente rivolta a ciò che sta indietro. Così pure nella Bibbia. Conoscete l'episodio famoso del giudizio di Salomone, per rimanere nel genere letterario del mystery novel, del giallo. In 1 Re 3 il crimine è già accaduto e il narratore ha scientemente occultato i fatti, la verità del dramma consumatosi nella notte. E come Salomone, di fronte alle due donne, ciascuna con la sua versione, sappiamo di non sapere, ma vogliamo sapere. E dobbiamo sentire i testimoni sperando di raccogliere qualche indizio. Il Dio biblico mette spesso questo tipo di curiosità in moto. Quando agisce, non rivela sempre di colpo tutte le sue carte. E in questo lui desta, sveglia la nostra curiosità. Ma qual è il suo piano intero? Qual è il suo disegno? Così all'inizio del diluvio, capitolo 6 della Genesi, capiamo che il proposito di Dio non è soltanto di distruggere l'umanità perversa, la prima umanità perversa, ma pure di stabilire un nuovo rapporto con l'umanità futura, un nuovo rapporto che chiama l'alleanza. Ecco,
capitolo 6, versetto 17, ecco, dice Dio a Noè, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque sulla terra, per distruggere, eccetera. 18, ma con te io stabilirò la mia alleanza. Di questa alleanza, nei suoi termini, non sappiamo ancora nulla, e neanche Mosè. E questo crea in noi la curiosità. Dobbiamo andare avanti per scoprirne di più. Lo stesso nella storia, nell'episodio dell'unzione di Davide in 1 Samuele 16. Quando Samuele è mandato a Betlemme presso Jesse e i suoi figli, sappiamo fin dall'inizio che Dio ha già fatto la sua scelta. Dice Dio al profeta, io mi sono visto un re fra i suoi figli. E noi andiamo avanti cercando di delucidare questa scelta. Sarà il primogenito, alto di statura, come crede Samuele, o sarà, alla fine della storia, sarà il più giovane, rimasto presso il gregge, quello che il padre Jesse non ha neanche ritenuto degno di figurare fra i fratelli, fra i figli. Sarà il cadetto, il più giovane, come in parecchie altre storie nella Bibbia ebraica. Quindi delucidare il piano di Dio a partire dagli indizi che ne rivela man mano. Perché Dio ha già un piano, come lo dice Giuditta nella sua preghiera. Cito Giuditta 9,6, perché tutte le tue vite sono preparate, tutte le tue vie, scusatemi, perché tutte le tue vie sono preparate in anticipo. E noi ci chiediamo, a che cosa ha Dio in mente? Dobbiamo dar prova di perspicacia e di saggezza per delucidare la saggezza di Dio, che sa già, che ha già un piano, eppure lascia spazio alla libertà umana. Il terzo universale è quello della sorpresa. Nel caso della curiosità, il caso precedente, sapevamo di non sapere. Questo elemento del passato che ci sfuggiva. Nel caso della curiosità, sapevamo di non sapere e volevamo sapere di più. Nel caso della sorpresa, ora, non sappiamo neanche di non sapere. Mi spiego. In questo caso il narratore ha occultato, ha passato sotto silenzio un elemento importante della storia. L'ha fatto con arte, in tal modo che sfugga totalmente al lettore. E l'occultazione dell'elemento, l'elissi, come si dice, in questo caso viene fatta furtivamente, all'insaputa, del lettore, il quale non sapeva di non sapere. E poi a un certo punto questo elemento balza ai nostri occhi. Il narratore lo fa balzare, spingere, saltare ai nostri occhi e siamo tanto più sorpresi della presenza e della pregnanza di questo elemento. Aggiungo che prima di vivere a Roma ho vissuto 10 anni a Bruxelles, in Belgio, e accanto alla nostra comunità c'era un caffè teatro molto simpatico, tenuto da amici ebrei, che ogni anno annunciava uno spettacolo per i bambini. Il dato, il y avait quelque chose dans le noir,
con aver paura. C'era qualcosa nel buio che non avevamo visto. Adesso che l'abbiamo visto, tutto, quasi tutto, ha preso un altro senso. Nel caso della sorpresa, come scrive Sternberg, diventiamo consapevoli dell'omissione al momento in cui viene colmata. Non sapevamo che c'era un qualcosa nel buio che cambia tutto, o perlomeno tanto. L'esempio del Café Théâtre di Bruxelles ci conduce dritto alla storia di Giacobbe, allo Yabok in Genesi 32. Conoscete questa storia famosa, impariamo che Giacobbe fa passare tutti, le mogli, i figli, il gregge, sull'altra sponda del fiume, del guado, e rimane da solo, sulla prima sponda. Versetti 24-25, li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo. Infatti si credeva da solo, e noi pure lo credevamo da solo. Un altro c'era nel buio, c'era qualcuno nel buio, in agguato, che lo aspettava. Un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Siamo stati presi di sorpresa, non meno di Giacobbe. E infatti un'altra sorpresa aspetta Giacobbe e ci aspetta l'indomani. Appena ha attraversato il guado, quando spunta l'aurora, sorge di fronte a lui quello che teme di più: il fratello, il gemello, Esau, colui che lui ha leso. Il fratello Esau che ha annunciato 20 anni prima, in Genesi 27, ha annunciato che ucciderebbe Giacobbe, il soppiantatore che gli ha rubato la primogenitura e la benedizione. Ma quando i gemelli si ritrovano, al posto dell'alterco mortale, assistiamo a un abbraccio. Ma Esau gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò, piansero. Quindi Esau è cambiato. È stato completamente cambiato a lui che annunciava il suo desiderio di uccidere il fratello. È cambiato nei suoi sentimenti verso il fratello in questione. E non lo sapevamo. Eravamo completamente assorbiti nel punto di vista di Giacobbe, che temeva il confronto con Esau, che temeva con tutto il suo essere l'arrivo di Esau. La sorpresa ci apre gli occhi. Quindi non solo Giacobbe ha vissuto un percorso di formazione che l'ha trasformato, pure Esau, il gemello, l'ha fatto. Non è più l'uomo irascibile che abbiamo lasciato 7 capitoli prima, è un altro uomo. E quindi capiamo che ci sono dei percorsi personali nella Bibbia, ci sono quelli raccontati passo dopo passo, come quello di Giacobbe, ma poi di altri, come quello di Esau, che sono conosciuti soltanto da Dio. Il Dio biblico è il Dio delle sorprese e lo scopriamo attraverso delle sorprese messe in scena dal narratore. In Genesi 20 conoscete
storia. Abramo, per la seconda volta, scambia la moglie come sua sorella, fa passare la moglie come sorella. Abramo, il codardo, in quel momento, si mette a riparo mettendo la moglie in pericolo. Sarai viene catturata nel harem di Avimelech. Avimelech, il re del sud, che paradossalmente non la tocca. A questo punto il lettore immagina un Avimelech perlomeno virtuoso della sua castità. Poi viene la sorpresa. Alla fine dell'episodio, il narratore rivela che infatti era Dio a aver impedito ogni iniziativa sessuale da parte di Avimelech. Il lettore capisce che Dio aveva reso impotenti sessualmente tutta la corte di Avimelech. Leggo i versetti 17 e 18. Dio guarì Avimelech, sua moglie e le sue serve, sicché poteranno ancora partorire, perché il Signore aveva chiuso ogni seno della casa di Avimelech per il fatto di Sara, moglie di Abramo. Dio guarì Avimelech perché lo aveva colpito, lui e il suo harem, di incapacità di generare. Sorpresa, quindi. Veniamo a sapere, a fatti compiuti, che era stato Dio a aver protetto Sara. È stato Dio e non la virtù di Avimelech. E l'uso del trapassato, Dio aveva chiuso, è significativo. Mi sono fatto l'avvocato del passato remoto, ora insisto sul il ruolo di questo trapassato. Dio aveva chiuso, era quindi Dio ad aver agito, e noi da parte nostra siamo spinti a riconsiderare tutta la storia. L'esperienza di Dio è pure collegata alla sorpresa narrativa in 1 Samuele 26. Siamo nel lungo periodo in cui Saul insegue in modo spietato nel deserto il giovane Davide. A questo punto Davide ha l'iniziativa, piuttosto temeraria, di scendere di notte nel campo di Saul, di avvicinarsi quanto possibile di Saul addormentato, di rubargli le armi e poi di sparire, risparmiando quindi il suo nemico, per così dimostrare la sua purezza di intenzione, la sua innocenza nei confronti di Saul. Davide quindi si infiltra nel campo nemico con tanta di cautela. E ci riesce. Leggiamo il versetto 12. Così Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era presso il capo di Saul. E tutti e due, Davide e il suo luogotenente, se ne andarono. Nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò. Tutti dormivano. Poi segue la sorpresa, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Quindi per proteggere il suo unto, Davide, il Signore ha addormentato, ha anestetizzato tutti nel campo di Saul. Eppure qui il trapassato, perché era venuto su di loro un torpore, trapassato compare, viene usato nella rivelazione della sorpresa.
E noi lettori siamo spinti a una rilettura delle cose alla luce della rivelazione retrospettiva. In questo caso, come negli altri, il racconto ci spinge a riconsiderare le cose, a correggere una prima impressione, una prima lettura che dava troppo credito alla causalità umana, alla virtù, la castità di Avimelech o la scalterezza di Davide, per scoprire l'intervento decisivo di Dio nel corso degli eventi, nel corso felice degli eventi. E in questo, di sicuro, il racconto biblico ci apre gli occhi sulle nostre vite, ci allena, esercita a una rilettura più credente dell'intervento, degli interventi di Dio nella trama delle nostre vite. E perché Dio, l'intervento di Dio, in tanti casi si riconosce a posteriori, non mancano nella Bibbia le scene di riconoscimento. Nella Bibbia ebraica, nell'Antico Testamento, la scena tipica, paradigmatica, è certamente quella di Giacobbe, quando si sveglia del suo famoso sogno in Genesi 28, 16. Leggo. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: certo, c'era il Signore in questo luogo e io non lo sapevo. Sapevo e ora lo so. All'altro capo della scrittura, una bellissima scena di riconoscimento, costituisce il perno del racconto dei pellegrini di Emmaus. Allora i loro occhi si aprirono e lo riconobbero. Vorrei concludere tornando al bel titolo che avete scelto per il vostro percorso di formazione. La Chiesa casa genera discepoli missionari. Di questa Chiesa casa mi piace dire che ha la forma biblica di una tenda. Conoscete il bel versetto di Isaia? Allarga lo spazio della tua tenda. Isaia 54, 2. Al ritorno dell'esilio, Gerusalemme si scopre madre di tanti figli, figli inaspettati, e viene invitata a fare spazio per tutti. Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti. La chiesa casa, la casa chiesa, è di questo tipo, di tipo tenda, cioè allargabile e trasportabile. Il simbolo della tenda appartiene anche al Nuovo Testamento. E come? La tenda di Cristo è piantata nel prologo di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, che annuncia del Verbo di Dio che ha piantato la sua tenda in mezzo a noi. Eskenosen en emin. L'autore Giovaneo fa a questo punto un bellissimo gioco di parola bilingue, in greco e in ebraico. Nella parola greca skene, skenosen en hemin, nella parola greca skene, che significa tenda, nel verbo greco skeno, che significa piantare la tenda, risuona, si senta la parola ebraica shrina, skene shrina, che significa la presenza, l'inabitazione di Dio in mezzo al suo popolo. Se la Chiesa ha la forma di una tenda è perché Cristo, il primo,
abita in mezzo a noi, in una tenda. La sua presenza è quella di una casa che cammina. E di questa chiesa, tenda, chiesa, casa, tenda, dite nel titolo del vostro percorso, dite che genera discepoli missionari. E con questa affermazione passiamo infatti dal Vangelo di Giovanni a quello di Matteo. Come sapete, al termine del Vangelo matteano, Gesù risorto dà ai discepoli, in greco discepoli sono i matetai, dà a loro un ordine significativo. Fate discepoli, mateteusate, tutte le nazioni. E questo imperativo, fate discepoli, scatta infatti una dinamica sottile e potente nell'ascolto del racconto. L'ordine di Gesù, direi, ha la forma, la funzione di un da capo. Come sapete, nella notazione musicale, l'espressione da capo, DC, è usata per indicare di riprendere a eseguire la partitura fin dall'inizio. Lo stesso nel Vangelo di Matteo. L'ordine di Gesù, alla fine, porta a ripartire da capo nella lettura, rinviando i destinatari futuri del Vangelo, tutte le nazioni, cioè noi, i nostri figli, di rinviarli all'inizio del racconto. I destinatari sono così chiamati a immedesimarsi ai matetai, ai discepoli del racconto. Fate discepoli significa quindi date a tutti l'occasione di identificarsi ai matetai, ai discepoli del racconto, fin dall'inizio, fin dalla chiamata di Gesù nel racconto, la chiamata iniziale di Gesù, date loro l'occasione di percorrere con i discepoli del Vangelo tutte le tappe dell'iniziazione evangelica. In altre parole, il lettore è spinto a ingranare la figura del matetes, del discepolo, nella sua marcia. Che è quella della sequela, del seguire Gesù. Questa marcia del discepolo è sempre inizialmente narrativa. Riparte dal racconto evangelico, della figura del matetes, del discepolo nel racconto evangelico. Ci fa ripercorrere passo dopo passo, tappa dopo passa, la formazione progressiva dei discepoli. Quindi la nostra identità come discepoli è narrativa. Affronta il presente e il futuro, ma sempre porta in sé un tocco di passato remoto. Il passato remoto, più vivace, più vivente che sia, portatore di vita, la vita del risorto. Bene, con questo vi ringrazio e restituisco la parola a